gente inesorabile attraversano il silenzio del mio cielo, per poi nascondersi ad un tratto dietro nuvole che straziano il sereno. Eccoci, queste due fanciulle qui che sono due attrici, e quando le nomini tutti tremano, dico, ah sì, tutte e due, siete arrapanti. Allora, no, è vero, allora, lo dicono tutti, siete arrapanti tutte e due, una bionda, una mora, siete brave, siete giovani, ce l'avete tutte, siete ricche ormai, ricche siete. Jasmine Trinca e Anita Caprioli. No, vieni qua. Innanzitutto c'era già due ragazzini innamorati di te, mi hanno chiesto l'autografo, mentre gli facevo l'autografo mi hanno detto dai il numero della Trinca. Allora, se fosse così facile. Anita, che apriva il primo manuale d'amore, mi ha fatto, penso, poi Maurizio Amati, il produttore esecutivo, me lo potrà dire, ci ha fatto vendere il film all'estero, perché come vedevano lei, all'inizio si innamoravano del film e di lei, infatti in Giappone sono innamorati di lei, c'è il sito di Manuale d'Amore 1 che apre tutto su di lei, come se ci fosse solo lei nel film, la protagonista assoluta. Con i giapponesi, ho capito, con i giapponesi pare che... Invece te hai sbasciocchiato un uncino tutto il tempo, eh? Io ho le mie colpe, che devo dirti? Lei era veramente agitata quando faceva il film, perché mi diceva ma cosa bisogna fare nella commedia? Perché io vengo da un film, veniva dal film di Moretti dove piangevano di continuo la stanza del figlio, piangevano a bestia tutti i giorni sul set e poi catapultata sul mio e diceva ma qui ridete tutti, ma non si fanno così i film ragazzi, bisogna piangere un po', perché Moretti piangevamo tutti, quindi... È vero, piangiate? È tanto, pure dopo piangiate. Grazie ragazzi, grazie di essere qua, grazie. Liberi a migliorare quando tutto sembra aver trovato il giusto peso. Aver la voglia di rubarle al tempo per potergli dare tutto un altro senso. Distratto, stupido e testardo come sempre, prova a farlo.